Buongiorno Sinsauri e benvenuti al Saxering. Ma quanto cazzo è bello il Saxering. Allora, siamo qua con una BMW M4. È un circuito stretto, tortuoso, che vi obbliga a cambi di direzione repentini. Guardate che bello l'ingresso in pista. Curve che cambiano raggiatura continuamente, sali, scendi. Un circuito che si conclude in un minutino e mezzo. Ma è un circuito che, se ci fate solo pochi giri, vi viene voglia di abbandonare subito, perché è difficile, è veramente difficile. Fatto tra l'altro con questa bellissima mod di questa stupenda BMW M4, è davvero fantastico. Ma è bello anche fatto con le formuline, è bello fatto con tutte le macchine agili, non troppo potenti, perché con 1000 cavalli qua non andate da nessuna parte. Mi sono innamorato di questa pista, guardate qua che bello, in pieno si sale, si scollina, si scende e giù tutto il gas. Fantastico, abbiamo fantastico, fantastico, fredde. Fantastico. Cerchiamo di portarla in temperatura. Siamo su assetto corsa, ma abbiamo in pista tutte le vetture che troviamo nella più recente versione di assetto corsa competizione. Il casco della realtà virtuale è fotonico, veramente veramente bello. Circuito curato in ogni dettaglio. Questo non lo trovate su Race Department. Questo, se lo volete, ve lo dovete cercare online, oppure ve lo caricherò io in community. Guardate che bello questo tornantone che alla fine chiude ancora, o parzializzate o buttate giù ancora una marcia. L'ideale per fare il tempo è parzializzare. Scollino, si sale, si scende, si entra in quasi tutte le curve e sono cieche. È fantastico, è fantastico. È un circuito che ho avvicinato dopo un po' e ho cominciato a sfruttare solo con la realtà virtuale, perché se non ci sei dentro non lo capisci. È veramente da capogiro, guardate che roba. Tenete la macchina dritta forse il 10% del circuito e non c'è una curva dove non entri in discesa ed esci in salita, o non entri in salita ed esci in discesa. È fantastico. Una volta che l'hai imparato, forse è più bello, e mi dispiace dirlo, di Imola. Oltre che essere davvero curato in ogni dettaglio, poi tu una macchina come questa, fantastica. Siamo in ritardo di un solo decimo sul passo nel secondo settore. Sector 3 è bello, 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 bello. Il ritmo ottimale. Prima di impararlo lì, sono finito in ghiaia 15 giri di fila. Ieri ti ho girato con la oreca, fantastica, fantastica. Essendo leggera, agile, nonostante tutti i suoi cavalli. Adesso esco, bello. Ti permette di goderti questa pista. Qua in pieno, qua in terza, si fa scorrere la macchina, secondo me si può fare anche in quarta, e poi giù tutto il gas per il curvone. Sapete che è tanto che ce l'ho questo circuito, ma con lo schermo io non riuscivo davvero a capire dove cazzo ero. E sono ancora lontano dal guidare come si deve qua dentro. Questa è un'arena, non è un circuito. Ma che bello è il Saxering. Ascoltiamo un po' di suono puro.
3 decimi sopra il ritmo ottimale. Guardate che spettacolo. Mi sto dietro apposta, ma guardate che bella che è. Con OpenVR, Oculus Train Tools e tutta la grafica al massimo, assetto corsa, è davvero, davvero fantastico. Ormai tra questi sim è una guerra, perché ho recentemente fatto un video, non so se ora che sto parlando l'ho già pubblicato, perché io faccio i video poi li pubblico pian pianino, no, questo l'ho già pubblicato sono sicuro, dove dico che Automobilista 2 è il punto di riferimento ormai. E poi attacchi di nuovo a giocare con assetto corsa competizione, con assetto corsa. Ho abilitato i post processor, li trovate in VR, Twix se avete il caschetto, Yepsis, qualcosa del genere. La grafica è ancora migliorata, ci ho rimesso qualche FPS, ma è davvero davvero fotonico. Poi se ti trovi una mod come questa, con una fisica e un sound all'altezza di assetto corsa competizione, perché qua stiamo a quei livelli di guida, non so come abbiano fatto a farla questa mod, è davvero bella. Dopo io sono dell'avviso che, come nella donna si dice altezza mezza bellezza, in una mod devo dire sound mezza vittoria. Qua hanno fatto un suono che è perfettamente legato a tutto quello che ti succede in pista. Ed è veramente una goduria. L'unico problema di queste mod potrebbe essere il fatto che, per esempio, ora sono in pista con tutta una serie di GT3 simili ad assetto corsa competizione, ma fatte da motor diverse, quindi le intelligenze artificiali, il BOP, la competitività insomma delle macchine non è corretta. Quindi ti trovi magari a parità di intelligenza artificiale con delle macchine che hanno tra loro 4 secondi di tempo sul giro. 7 decimi sopra il passo. Vedete per esempio a questa Nissan come ci sono andato sotto in frenata, ecco quello non va bene, però chi se ne fotte, mi sento più veloce. No dai, forse magari ha fatto un piccolo errore. No, avete visto i cerchi rossi? No, adesso sbaglio io, invece ho voluto esagerare. La demenza umana, visto che ho battezzato la demenza artificiale, adesso c'è la demenza umana, la mia. Bene, giro sciallato per poi uscire ai box, facciamoci sorpassare da queste due meraviglie e passa. Boh, solo da uno, guarda che bella che è, guarda che spettacolo.
Adesso vedrò se caricare in community sia il Saxering sia la BMW. Comunque questo video è per esaltare la bellezza del Saxering, perché è qualcosa di eccezionale, veramente eccezionale, stupendo. Sei decimi sopra il ritmo ottimale. I pneumatici di destra sono freddi, fai attenzione. Bello. Cazzo ragazzi, sembra davvero di essere un pilotino. Bello. Veramente bello.